E invece arrivano le canzoni travisate qui con il nostro Andrea Prevignano. Eccoci qui, il solito acernita brillante, direi. Giunte sempre ad appunto Prevignano, @dj.it. Hai anche degli oggetti particolari o come al solito te li sei dimenticati? Me li sono dimenticati, ma al secondo intervento forse. Abbiamo spazio. Andiamo veloci invece, che non è che abbiamo tanto tempo. Esatto, partiamo da Massimo Marino da Chieti, Kendrick Lamar and SZA, All the Stars. Qui parla così, ha un apparecchio gigantesco. A parte che è un genio, e poi è un trucco così non ti rendi conto se sai o non sai le parole. Kendrick Lamar deve scendere a buttare giù il pattume, ma non ha voglia. Kendrick, ci vai tu, fa SZA dalla cucina. E io voglia. Che può essere sì e no, sì e no. Ho già il pisolone, perché dorme nel pisolone. Vabbè, cioè, vabbè, dice, SZA dice ci vado io, se hai le ciabatte, dice lui, occhio che piove, ma SZA risponde ho le scarpe addosso. Secondo segnalatore Notorious Le Bon, Houston Dur, 7 Seconds. Con Nene Cherry, questo è un grande classico, era il lentone di quegli anni lì, te lo ricordi? E Houston Dur non si fida della tecnologia, il PayPal e l'internet, il bonifico e tutte ste diavolerie. Dopo una serata si fa sempre pagare cash. Quando il perfido Luciano Cianosa, il manager dei Divi, glissa e gli dice senti, posso pagarti con le canestracce oil? Ancora girano. Ma che, Bitcoin, se è vero. E che vuoi allora? Contanti non ne ho. E Dur risponde, voglio un assegno. Voglio un assegno in nero. Voglio un assegno. D'altronde vuole solo soldi in nero. Io sono duro, non è che ci si muove. Mai la gioia 82, Man at Work Down Under. Che bella, l'abbiamo messa da poco, la risentire tutta. Non si può? Non si può. Ah, che peccato. Colin Hay di Man at Work ha un conto in sospesa con una tinca del laghetto di Maccarese. Le dà la caccia da mesi, ha pure comprato un fuoribordo da 3.000 cavalli per il suo gommone. È impazzito notte e giorno, cerca sto pesce che ha soprannominato Moby Dick. Ma 3.000 cavalli? Esatto, un po' di casino. È una tinca. Ti spaventa le tinche, però. Quando si sveglia alle 3 non del mattino. È molto furba come cosa. Quando si sveglia alle 3 del mattino, la moglie gli dice: ma dove vai? Ma dove vai? Lui manco la guarda e osservando dalla finestra al laghetto dice la balena ha una faida con me. La balena di lago. La balena di lago, balena. Che è un po' come il pirata Bonetti, La balena ha una faida con me. Ce l'ha con me. Assistemo io. E questa era solo la prima parte canzoni travisate, perché la seconda parte inizia con Tupac. Vai. Con due. Sempre con questo suo finalino mozzato, il nostro Bruno Mars. È una scelta stilistica, sì. Giusto, previ. È una scelta anche molto. Che lo fanno tutti? Sì. Ultimamente il finale mozzato va di moda. E questo serve per togliere la colpa a voi, Sì. Ma l'hai troncata! No. Ebbene, allora torniamo alle canzoni travisate. Però stavamo parlando prima del modo con il quale uno può raccogliere la tua attenzione. Mandando degli oggetti, quando mi spedite le vostre travisate in oggetto. Cercate di catturare, in qualche modo catturare la mia attenzione. Per esempio è arrivato tutti bravi a lamentarsi per i sacchetti a 2 centesimi, ma nessuno considera che i travisatori lavorano gratis. È vero, il sindacato prima o poi ci farà le scarpe. Costruisci in solo 10.000 uscite la tua travisata jazz. Ognuno ha un inizio di collezione jazz a casa. È vero. Ma andiamo, riportiamo da Massimo Gaspari, Tupac, Eyes on Me. Nuovo segnalatore, No, Massimo Gaspari. È un top 5. Vi ricordate quando Tupac si era messo lì a aggiustare, a fare bricolage nel garage, che si era tirato una martellata sulla mano? Si era fatto tanto male, sì. Eccolo lì il fesso che tira martellate a casa, dice Charlie Puto, osservando con compassione e pena il furioso Tupac. Pirlun, ti sei fatto male? E ti sta bene, perché io non ho niente da darti, manco i medicinali scaduti che ho buttato tutto ieri. No, povero. Ma Tupac, smadonnando copiosamente, estrae dalla tascona della salotta Lupetti il rimedio e dolorante dice ho il Lasonil. Tranquillo, ho il Lasonil.
Col quale curi tutto ormai, eh? Almeno ai miei tempi con l'Asoni curavi tutto. Tutto. Poi Marco il finlandese, questo sì, nuovo segnalatore. Stereopony Ito Hirano Anabira. Ah, pensavo avessi letto male, invece no, è proprio... non è stereofonico. Stereopony, cioè piccoli pony che vanno in stereo. Stereopony sono tutti eccitati all'idea di fare campeggio nella Valle della Morte, capirai. Facciamo il picnic, dai che figata, ci divertiamo un casino. Aimi Araguni, la cantante, già sa come va a finire. Che nessuno si occupa di niente, alla fine tocca fare tutto lei. A chi le chiede, ma con cosa hai riempito la station wagon? Lei risponde stanca, chili de succo, tovaglioli e tenda. Che è il menù perfetto per un ottimo campeggio. C'è tutto. Ha portato tutto. E poi Leonardo da Spilimbergo / Starlight featuring Miles Kennedy. Un po' di rock. Era mancato, no? / Miles Kennedy e Enzo Avitabile giocano a calcetto. / In porta, Kennedy punta, Avitabile trequartista. Aspetta ad Avitabile crossare per Kennedy, sì, che sarà pure punta, ma tutta sta propensione al gol non ce l'ha mai tanto. Di testa non colpisce perché ha una parte di calotta in titanio che una storia lunga. Che storia. Collo no, perché ha la flebita, al gambone grosso. Quando Avitabile gli alza un pallone perfetto per un numero da fuori classe, lui tremebondo urla: Enzo, no, in rovesciata no. È veramente triste. Non mi far fallire, cioè, questo gol, perché lui ha visto qual è la cosa che deve fare, dice no, sarebbe ma perfetta, può, ma non può, posso, Enzo, no, la rovesciata no. Non mi fa morire, non mi far morire. E poi e finiamo con piegatura Walter Franzini, ZZ Top Lagrange. Zizi top. Billy Gibbons degli ZZ Top alterna momenti di lucidità, momenti di totale confusione, perché ha un'età naturalmente. Arriva il gerontologo e gli fa: signor Gibbons, tutto bene? Ho alcune domande da farle, le dispiace? Dica pure. Si ricorda di suo nonno? E lui risponde: mio nonno è Donovan. Io non ho Donovan. Donovan chi? Cantautore. Mio nonno è Donovan. Mio nonno è Donovan. Poi. Ma non è finita qua, attenzione. No, il gerontologo dice: ma com'è Donovan, il cantautore scozzese degli anni 60? Ma cosa sta dicendo? Ma si sente bene? E Gibbons, un po' abbacchiato, risponde: ma è da tanto che non sto bene. Ma è da certo che non sto bene. Un po' la Dan Peterson, sì. Ci vorrebbe qualcosina. Numero uno, e adesso ci vorrebbe un bel disco. Previ, lo vuoi annunciare tu? No, perché non so qual è. È liberato, scritto lì, dai, è liberato. Libera il disco.